Eccomi Mario, sono qui. Questa volta mi faccio una bella chiacchiera con San Giovanni. Ciao Sangio. Ciao, come stai? Io bene, grazie. Tu come stai? Bene, bene, grazie. Manca poco. Manca poco, sì. E come ti senti? Questa è forse la domanda più importante sempre, secondo me. Ma mi sento bene, sono felice di essere qua e sono anche abbastanza emozionato. Cioè è un momento che aspetto da tanto perché questa canzone ha un significato importante per me, quindi non vedo l'ora di cantarla sul palco. La canzone si chiama Finiscimi. Sì, penso dice. No, vabbè, dipende cosa intendi, sì, dipende no, come la interpreti tu, dipende qual è il taglio del pezzo, insomma, magari raccontagli un po'. Allora, diciamo che è una canzone molto nostalgica e per me la nostalgia è un sentimento molto intenso che vivo quasi sempre male. E invece questa canzone mi ha permesso di viverlo meglio, di sentirmi meglio. E infatti è stata un po' la mia soluzione per andare avanti in un certo periodo della mia vita. Tu hai avuto un momento un pochino di detox, se possiamo dire, no? Anche dalla, sì, parte social e tutto quanto. La canzone è connessa anche a quel periodo? Sì, è connessa anche a quel periodo in cui io comunque mi sono preso del tempo per me stesso e ho capito cosa importava davvero e ho imparato a gestire meglio le mie emozioni e in generale le cose che mi sono successe. Hai avuto necessità di questo tempo in più da spendere per te, anche perché forse è avvenuto tutto molto velocemente, no? Negli ultimi anni, immagino, perché poi io da fuori quello che vedo, sì, magari questo, sì, qua dentro. Beh sì, sicuramente, cioè, mi è cambiata la vita da un giorno all'altro e quindi è stato difficile gestire il tutto, soprattutto perché comunque quando succede a 17 anni non sei ancora pronto, probabilmente non sei ancora abbastanza maturo, quindi io ho dovuto gestire la mia crescita e allo stesso tempo una vita molto complessa e con tante difficoltà e ho avuto bisogno di questo periodo per poter stare meglio. Però sei in gamba perché hai anche capito di averne bisogno, eh? No, non è sempre scontata questa cosa. Sì, no, cioè ci vuole coraggio comunque. Sì. Va bene, ci vuole anche coraggio per salire su quel palco là un'altra volta perché ritorni a Sanremo, quindi sì. Io ti faccio un enorme in bocca al lupo, spacca tutto, ci vediamo all'Ariston. Grazie mille. Grazie Sangio.